Fratelli e sorelle, qual è la via per riprendere il cammino della vita nuova? È la via del perdono di Dio. Mettete questo nella mente e nel cuore. Dio non si stanca mai di perdonare. L'avete sentito? Siete capaci di ripeterlo con me? Insieme a tutti. Dio non si stanca mai di perdonare. Per essere sicuro, un'altra volta. Dio non si stanca mai. Qual è il dramma? Che siamo noi a stancarci di chiedere perdono. E noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Ma Lui non si stanca mai di perdonare. Non dimentichiamo questo. Il perdono divino fa proprio questo. Ci rimette a nuovo. Come appena battezzati, il Signore toglie la cenere dalle braccia dell'anima. La virtù è un habitus della libertà. Se siamo liberi in ogni atto e ogni volta siamo chiamati a scegliere fra bene e male, la virtù è ciò che ci permette di avere una consuetudine verso la scelta giusta. Per il cristiano il primo aiuto è la grazia di Dio. Infatti in noi battezzati agisce lo Spirito Santo, che lavora nella nostra anima per condurla a una vita virtuosa. Quanti cristiani sono arrivati alla santità attraverso le lacrime, constatando di non riuscire a superare certe loro debolezze, ma hanno sperimentato che Dio ha completato quell'opera di bene che per loro era solo un abbozzo. Sempre la grazia precede il nostro impegno morale. E buon pomeriggio a tutti e bentrovati a questo spazio. Dio non si stanca mai di perdonare, così il Papa ha voluto sottolineare per più di una volta nella parrocchia di San Pio V a Roma lo scorso 13 marzo nella visita, ecco, della 24 ore per il Signore. Mi sbaglio, non 13 ma 8 marzo, ma 13 marzo proprio ieri è stata invece la catechesi del consueto mercoledì. E vogliamo anche approfittare per fare proprio gli auguri anche a Papa Francesco, perché ieri ha compiuto 11 anni del suo pontificato, quindi tanti auguri caro Papa Francesco. Lo scorso 8 marzo, proprio nel contesto della 24 ore per il Signore, il Papa ha sottolineato l'importanza del perdono. Possiamo camminare in una vita nuova, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. La vita nuova, quella vita che nasce dal battesimo, la quale ci immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù e che ci fa davvero sperimentare l'essere figli di Dio. Ma ancora, il Papa dice che nel peccato c'è una grazia nascosta che ci spinge, se pentiti, a rialzarci e a gustare la conoscenza di Dio. Ascoltiamo. Di più, nel medesimo istante in cui il peccatore è perdonato, afferrato da Dio e restaurato dalla grazia, il peccato, meraviglia delle meraviglie, diventa il luogo in cui Dio entra in contatto con l'uomo. Così Dio si fa conoscere perdonando. Io conosco Dio studiando la catechesi, ma non lo conosci soltanto con la mente. Soltanto quando il tuo cuore è pentito e vai da Lui
mostrando il tuo cuore sporco, e lì conoscerai Dio che perdona. Vatti in pace, i peccati ti sono perdonati. E questo Dio ci fa conoscere perdonando il peccatore, scrutando l'avviso del proprio peccato. E cosa fa il peccatore quando scruta l'avviso del proprio peccato? Scopre da parte sua l'infinito della misericordia. E questa è la ripartenza della vita nuova. Cominciata nel battesimo, riparte dal perdono. Ecco, intanto chiedo di allargare la camera e di inquadrare gli ospiti di oggi. C'è Fra Claudio, che è consueto qui, fa parte proprio di questo programma e condivide con me questo spazio. Ma abbiamo con noi oggi Fra Enrico Russotto, guardiano del convento di Pavia, frate minore, che in questi giorni sta predicando questa settimana proprio della predicazione nel santuario. Benvenuto Enrico. Grazie, ben trovato a tutti voi. Intanto vi devo dire che davvero Fra Enrico è molto simpatico, stiamo davvero trascorrendo dei momenti molto conviviali questi giorni anche in convento. Enrico, intanto ecco, la tua presenza qui con noi è anche per condividere un po' e commentare queste parole del Papa, il perdono. Dio lo si conosce attraverso proprio il perdono, cioè ricevendo questo perdono. Quasi che nel peccato c'è una sorta di grazia nascosta, cioè è quasi necessario peccare per conoscere Dio. È giusta, è un po' spregiudicata questa affermazione secondo te? Io da un po' di anni ormai continuo a dire che la nostra condizione è una condizione di peccatori e questo non è un problema. E finché saremo in vita noi peccheremo, finché abiteremo questo corpo, il corpo ci appartiene, saremo liberati soltanto con la morte. E quindi in un certo senso siamo chiamati a riconciliarci con il nostro peccato. Il peccato c'è e quindi ce lo teniamo, però è proprio nel peccato, come dice il Papa, che noi facciamo esperienza della misericordia di Dio. Perché noi quando pecchiamo quello che vogliamo è avere qualcuno davanti che ci perdona, che ci accoglie, che ci dia la possibilità di ricominciare. E noi sappiamo dalla scrittura, da quello che ci ha detto Gesù, che Dio è amore, Dio è pura accoglienza e Dio è colui che sceglie continuamente di ricominciare. E quindi paradossalmente il peccato è un luogo di grazia, anche perché Gesù, basta leggere i Vangeli, si è messo in fila con i peccatori per ricevere il battesimo di Giovanni e sempre è andato alla ricerca dei peccatori. Mi incuriosisce quindi un'espressione che tu hai detto, proprio dobbiamo riconciliarci con il nostro peccato. Allora, dobbiamo riconciliarci con Dio o con il peccato? Cosa intendi? Ecco. Oltre a chiedere perdono a Dio, oltre a chiedere perdono agli altri, io credo che dobbiamo imparare a perdonarci. Io nella mia non lunghissima esperienza anche di sacerdote vedo che c'è proprio questo scoglio, questa incapacità, impossibilità, non volontà di perdonarsi quanto il perdonare se stessi è importante tanto quanto perdonare gli altri o ricevere il perdono degli altri, e ovviamente il principio di tutto è il perdono di Dio. E come mai secondo te, ecco, questa difficoltà a non perdonarsi dipende anche dalla capacità anche di guardare Dio come un padre? Perché a volte, ecco, la difficoltà che si avverte è proprio nel penitente, ma anche in noi che ci confessiamo, ecco, io parlo personalmente della mia esperienza, è difficile proprio avvertire la presenza paterna, ecco, gustare più che altro la presenza paterna di Dio, proprio il volto di padre. Come mai questo? Il perdono che noi possiamo dare agli altri o che possiamo dare a noi stessi è strettamente collegato, oserei dire dipendente, dal perdono che noi riceviamo da Dio, perché tutto parte da lì. L'uomo di per sé, io lo continuo a ripetere, non può perdonare, il perdono non è umano. Quindi è solo accogliendo il perdono di Dio che noi abbiamo una possibilità di perdonare noi stessi e di perdonare gli altri. E quindi c'è un cammino che siamo chiamati a fare di riconciliazione, cioè celebrare con una santa abitudine il sacramento della penitenza o della riconciliazione. E più lo celebriamo,
più facciamo esperienza del perdono di Dio e quindi più siamo abilitati a perdonarci o perdonare. La stessa cosa dell'amore. Se ci sentiamo amati da Dio, impariamo ad amare noi stessi e così riusciamo ad amare gli altri. Ma la fonte rimane Dio, non c'è altra possibilità. Perché allora... io ne sono convinto che l'uomo non può perdonare preso da solo, non può far altro che dare il perdono che ha ricevuto, ovvero condividere con gli altri il perdono che Dio gli ha donato. Questa mi sembra una cosa molto bella, anche possibile e reale. E in tutto questo la virtù cosa c'entra? Perché proprio ieri, ecco, nella catechesi del mercoledì, il Papa, dopo aver fatto il lungo elenco dei vizi, ha cominciato ad introdurre le virtù. La virtù, ecco, è qualcosa che fa parte del nostro DNA di figli di Dio con il battesimo, o invece qualcosa che invece ci possiamo conquistare o meritare? Cioè, che cos'è la virtù? Ecco, noi, lo dice già la scrittura nell'Antico Testamento, abbiamo davanti due possibilità. Dio ci dice in Deuteronomio, ti ho messo davanti a te la vita o la morte, il bene e il male, però Dio ci invita a scegliere il bene, a scegliere la vita. E quindi noi la scelta se innescare, io dico continuamente, un circolo virtuoso o un circolo vizioso. Questa è una scelta che continuamente siamo chiamati a fare noi. La cosa da tenere come punto fermo è che l'uomo è veramente libero quando fa il bene. L'uomo che fa il male non è libero. Quindi chi è dentro un circolo vizioso è schiavo del male, del vizio in cui si trova immerso. Mentre l'uomo è libero solo se fa il bene. Ed è possibile sempre ripartire, sempre ricominciare, qualunque sia la storia di ogni uomo, qualunque sia il proprio cammino e qualunque sia il peccato. Perché Dio perdona sempre qualsiasi peccato, ci dice il Papa, e Dio non si stanca di perdonare. Forse siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. E quindi bisogna crescere nella virtù, direi così, l'aggiungo io, del perdono, cioè richiedere il perdono e non stancarsi, perché in un certo senso è una palestra che siamo chiamati a fare per il nostro bene, per il bene dell'umanità e per la gioia del cuore di Dio. Allora mettiamoci le scarpette da ginnastica, quelle spirituali, e corriamo davvero in questa forza del bene. Ci ritroviamo subito dopo lo spazio pubblicitario. Ecco, siamo tornati in diretta qui da San Giovanni Rotondo, dagli studi di Padre Pio TV. È ancora una grande gioia, ma anche un onore, accogliere in mezzo a noi alla seconda volta un famoso artista, uno street artist, ecco, lo vedete già inquadrato, forse di ritorno dal suo lavoro con i giovani. È lì in macchina che ci sta dedicando questo tempo prezioso. Parlo di Maupal, ovvero Mauro Pallotta, meglio conosciuto, ecco, come Maupal, uno street artist che si è fatto conoscere per la sua simpatia, per la sua devozione, amore per Papa Francesco. Vero, Mauro? Papa Francesco ti è buonasera molto simpatico. Buonasera, buonasera. Benvenuto intanto, Mauro. Ecco, se puoi dirci da dove Grazie. Sei collegato, da dove sei collegato in questo momento? Adesso sono a Gavorrano, un piccolo centro in provincia di Grosseto, e ho appena finito un laboratorio con degli studenti del liceo artistico di Grosseto e abbiamo fatto tutti assieme un murales dedicato alle donne di Gavorrano che diciamo negli anni 50 hanno intrapreso una lotta sindacale per i loro compagni, fratelli, amici, uomini, insomma, del paese, che erano un po' bistrattati dai padroni, diciamo così. Ecco, le tue opere... Tutti minatori, sì. Parliamo di minatori, eh? Sì, sì, Mauro. E infatti le tue opere sono sempre opere che parlano, oltre che con i colori, sono immagini che sottolineano proprio il tuo impegno civile, possiamo dire. Però da qualche tempo, ecco, da quando il Signore ci ha donato anche questo Papa così straordinario, no, comunicativo come Papa Francesco, le tue opere celebrano anche il Papa. È famoso anche il tuo super
pop, no? Che a un certo punto è comparso quasi in modo anonimo nei dintorni del Vaticano. Ci puoi ricordare, ecco, lasciare un ricordo di quei giorni in cui è comparso in modo anonimo questo super pop? Che cosa ha generato? Qual è stata la curiosità che si è creata intorno a questa tua opera? Sì, allora, io partirei dal presupposto che quella è stata la mia opera in strada, nel senso che non avevo mai praticato arte libera in strada e come tutti gli artisti lavoravo a studio per le mie tele, i miei quadri, e in più io sono proprio del quartiere che sono nato e cresciuto nel quartiere a ridosso della Basilica di San Pietro, quindi per me la connessione con col Papa è diretta e è proprio territoriale. Quindi una sera, un po' posso dire con una goliardata, ho dipinto Papa Francesco su carta e l'ho applicato sul muro. Papa Francesco nelle versioni di un supereroe, però un supereroe un po' atipico, con un po' di pancia, con gli occhiali da vista, con la sciarpetta della sua squadra del cuore, che è il San Lorenzo, che fuoriesce dalla borsetta nera che lui porta sempre con sé. Quindi volevo dare anche dei connotati estremamente umani di una persona semplice. Ecco, Mauro, oggi ecco, le tue opere invece sono state, potremmo dire, quasi assorbite e accettate, tra virgolette, anche dalla Chiesa. Tanto è che il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, stiamo parlando di Vatican Hild, ti ha fatto questa proposta, ecco, di illustrare il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2024. E, magari in questo momento invito la regia a mandare alcune di queste immagini, perché vorrei che fossi proprio tu a commentarcele. Certo. Non so se le stai vedendo. Sì. Sì, le sto vedendo. Beh, allora, io ho ricevuto questa proposta tramite una mail mi sono sentito subito onorato. Ho avuto un incontro per capire se c'era la possibilità di poter collaborare e anche per capire se io potessi essere in grado di fare quello che loro mi chiedevano. Praticamente mi è stato dato in forma sotto embargo, diciamo, sì, in forma segreta, mi è stato dato un messaggio che Papa Francesco aveva preparato per la Quaresima 2024, e la domanda è stata: riesci ad interpretare questo discorso in 7 step, in 7 passaggi? E a quel punto ho cominciato ad impegnarmi per rappresentare le parole di Papa Francesco in maniera sintetica attraverso una grafica che fosse capibile anche da un bambino di 4 anni. Bellissimo, davvero bello, bella quella immagine in cui, ecco, proprio il titolo dell'opera è questa: nessuna ammonizione o espulsione, ma un cartellino verde in segno di accoglienza per i tanti fratelli e sorelle oppressi che approdano sulle coste di diversi paesi. È un tema molto caro a Papa Francesco. Oppure il Papa che si affaccia da un varco aperto lungo un filo spinato e tende la mano per aiutare un uomo e una donna ad uscire dalla prigione dell'odio e della paura. Oppure ancora, sì, o si serve Dio o si è servi del denaro. Oppure quello che stiamo vedendo in questo momento, questa danza, il Papa che fa questo cerchio, questa danza, danza con la preghiera, con l'elemosina, il digiuno. Non sono 3 esercizi indipendenti, ma un unico movimento di apertura e di svuotamento. Magari se vuoi, ecco, dirci tu, sì, parlarci tu di uno, sì, di questi. Sì, guarda, riguardo proprio a quest'ultima opera, devo dire che era per me molto complicato rappresentare il digiuno, la preghiera e l'elemosina in maniera grafica, no? E sintetica. Poi comunque mi è venuto in mente un famosissimo quadro del pittore francese Matisse, dove, esatto, lui ha dipinto questo quadro che si chiama La Danse.
Le Danse, insomma, in francese, e quell'opera rappresenta l'unità dell'umanità, l'armonia e la condivisione. Quindi attraverso quell'immagine ho potuto poi sviluppare un concetto diverso, ma comunque simile, che è quello appunto che rappresenta il digiuno, mettendo al centro, come vedete, un piatto vuoto con un semplice bicchiere d'acqua, la preghiera e l'elemosina. Bravissimo. Quindi diciamo che grazie al quadro di Matisse sono riuscito a trovare l'illuminazione per poter rappresentare questo tema che era veramente complicato per me, insomma. Enrico, io credo davvero che gli artisti ci sconvolgono anche nella loro ispirazione, perché forse chi più di Mauro ha interpretato davvero cosa significa il digiuno, la preghiera, l'elemosina, perché a volte noi, ecco, che puzziamo di sagrestia, di chiesa, le immaginiamo sempre con un velo triste. Invece il mondo, ecco, il mondo che è fuori questa chiesa in uscita, interpreta nel modo più giusto ed esatto il messaggio del Papa, il messaggio proprio del Vangelo, no? Deve essere una danza, la danza della vita. La Quaresima non è un tempo in cui essere tristi, ma è il tempo della gioia, no? Tu che dici, Enrico? Mi fai ricordare quello che ho avuto la possibilità di dire il mercoledì delle ceneri durante l'Eucaristia che abbiamo celebrato nel nostro santuario, e lì mi è venuto proprio dal cuore dire: Quaresima è tempo di gioia. Poi ognuno può scegliersi le forme di digiuno, di preghiera e di elemosina, i fioretti, come scatta sempre, no? Il countdown prima della Quaresima, a cercare di inventarsi dei fioretti, però tutto questo va vissuto nella gioia, perché la Quaresima è un tempo che ci prepara la Pasqua, e la Pasqua è la passione, morte e risurrezione di Gesù, cioè una possibilità di vivere una vita nuova che Gesù ci ha donato e di cui ha parlato il Papa nella 24 ore per il Signore, facendo riferimento al battesimo. Quindi non staccare la Quaresima dalla Pasqua, ma considerarlo un tempo di preparazione, e quindi un tempo di vivere nella gioia. Allora sì, quando arriva la Quaresima noi l'attendiamo con gioia e non vediamo l'ora di viverla nel modo cristiano, soprattutto accompagnati dalla parola molto bella, molto ricca, che ci viene donata. E a proposito di questo, ecco, intanto Mauro, io proprio con questo video che ora voglio mandare del Papa ti voglio ringraziare, ti voglio salutare e lasciarti anche ai tuoi impegni, visto che sei per strada e devi ritornare anche alle tue occupazioni. Davvero ti faccio tanti auguri nell'attesa proprio di poterti conoscere di persona, te lo dico davvero di cuore. E mi voglio collegare proprio al disegno che tu hai proprio poc'anzi illustrato, per dire anche cosa ha detto Papa Francesco lo scorso 8 marzo a proposito del perdono, dove a volte, ecco, questa danza sembra quasi bloccarsi quando il fratello, anziché essere una persona con la quale danzare nella vita, diventa invece un avversario. Ascoltiamo le parole del Papa. C'è una brutta abitudine, quella di trasformare i nostri compagni di cammino in avversari. E tante volte lo facciamo. I difetti del prossimo, per esempio, ci paiono esagerati e i loro pregi nascosti. Quante volte siamo inflessibili con gli altri e indulgenti con noi stessi. Avvertiamo una forza inarrestibile a compiere il male che vorremmo evitare. Un problema di tutti, se persino San Paolo scrive, sempre alla comunità di Roma: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Anche lui era un peccatore. E anche noi tante volte facciamo il male che non vogliamo. La
nuova che ci è donata nel battesimo è un cammino, ci ricorda Papa Francesco. La via per riprendere questo cammino è la via del perdono di Dio, la via della risurrezione del cuore, che avviene ogni volta che viviamo il sacramento della riconciliazione. Ma come si compie questo cammino della vita nuova? Possono aiutarci alcuni suggerimenti che Chiara dà ad Agnese in una delle sue lettere. Innanzitutto, Chiara punta l'attenzione sul punto di partenza. Il cammino della vita nuova per Chiara si compie tenendo sempre davanti agli occhi il punto di partenza, il battesimo che ci fa per sempre figli di Dio, figli amati e continuamente rigenerati nel perdono. Per percorrere il cammino con più sicurezza, Chiara suggerisce ad Agnese di lasciarsi aiutare dai consigli preziosi del ministro generale. È un suggerimento saggio e importante anche per ciascuno di noi. Il cammino della vita nuova, infatti, si percorre lasciandosi affiancare da fratelli e sorelle, da padri e madri nella fede, che possono aiutarci a camminare, a ripartire, grazie al perdono di Dio, a conoscere e sperimentare la sua misericordia. Ecco gli occhi di Chiara, ma anche gli occhi di Francesco. Allora, Claudio, stiamo parlando del perdono, il cammino della vita nuova, questo intreccio tra perdono di Dio e il cammino della vita nuova. Con gli occhi di Francesco invece? Diciamo che non ci distacchiamo più di tanto, anche perché insomma il tema del perdono è molto frequente in Francesco, lo ritroviamo in tanti scritti. Io ne prendo in considerazione due che credo siano i più importanti. Il testamento, perché ovviamente per Francesco che cosa vuol dire il perdono? Cioè il perdono è proprio quel cammino nella conoscenza di Dio. E infatti nel testamento Francesco dice: quando ero nei peccati mi sembrava cosa molto amara vedere il lebbroso, cioè il solo vedere era un peccato per Francesco, era un qualcosa da tenere lontano, e questa era anche la visione del mondo di allora, no? E che cosa voleva dire questo vedere il lebbroso? Cioè Dio lo porta lì non tanto perché lui deve pacificarsi con il lebbroso, quanto più che altro perché lui deve riconoscere chi è. C'è un peccatore, e solo così sperimentare quello che è il mistero di Dio. E l'altro esempio importante, perché Francesco è già perdonato poi dall'incontro con lebbroso, perché bacia quelle ferite, l'altro esempio importante è la lettera a un ministro. Quello che ha sperimentato Francesco lo deve riportare, e infatti a questo ministro che vuole uscire, vuole lasciare questo compito, gli dice: guarda, tu devi rimanere, perché quello che ti disturba, quella è la via giusta. Ed è importante una cosa che mi piace leggere, ecco perché oggi ho portato le fonti, e certo. Fra Pasquale mi ha detto: ma perché le fonti? dice questo: e in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, servo suo e tuo, se farai questo, e cioè che non ci sia mai alcun frate al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso. Cioè questo che cosa vuol dire? Vuol dire proprio che il perdono ha una logica, ed è la logica del rigenerare, cioè rigenerare completamente l'umano che è un peccatore, e allora ancor di più tra i fratelli, perché siamo peccatori entrambi, cioè bisogna avere quegli occhi d'amore. Bravo Claudio, sempre ogni volta preciso e con la risposta davvero giusta anche al tema che stiamo trattando, ma... Enrico, ritorniamo al tema proprio della confessione, perché Claudio ha accennato a questo rapporto, no? Questa relazione che ci deve essere tra un ministro e il suo suddito, no? Il frate, ma anche tra un frate e l'altro frate, quindi la relazione. In tutto questo, come possiamo anche interpretare il fatto che oggi è sempre più difficile confessarsi? Perché la confessione parla di un aprire il cuore ad un'altra persona.
Come mai oggi è difficile proprio confessarsi? Cioè, come mai è difficile vivere questa relazione? Quando si parla di questo, solitamente tante persone ormai dicono: io mi confesso direttamente con Dio, oppure io non ho peccati. E invece la Chiesa ci accompagna in questo, sostiene che proprio a livello umano, oserei dire antropologico, è necessario questo passaggio. È vero, l'ha detto anche Papa, Dio ci perdona non solo nel momento in cui abbiamo peccato, ma addirittura prima. C'è un perdono preveniente, cioè come dire anticipato. Però è importante fare questa esperienza umana, cioè quel perdono lì deve entrarti nelle ossa, mi viene da dire, deve arrivarti fin delle viscere. Ed è importante a livello umano, proprio a livello pedagogico, che noi andiamo da un ministro ordinato a celebrare il sacramento. Ma questo qui, per comprenderlo appieno, bisogna fare l'esperienza e a gustare il sacramento. È possibile se noi lo celebriamo ripetutamente, come si dice, a pregare si impara pregando, a perdonare si impara perdonando, e a celebrare il sacramento bisogna, ecco, fare un cammino, ed è l'unico, perché noi siamo esseri umani e finché saremo in questo corpo la Chiesa ci dice che questa è l'unica possibilità che abbiamo. Il Papa ci incoraggia in questo e nel discorso invitava i ministri ad essere misericordiosi, a non fare domande, a non porre condizioni per dare il perdono, perché Dio perdona sempre, perdona tutti, e qualsiasi peccato può essere perdonato, perché Dio è Dio nel momento in cui perdona, e noi siamo uomini pienamente nel momento in cui riceviamo il perdono da Dio e lo condividiamo tra di noi, proprio come anche ci insegna San Francesco. Potremmo anche dire che tra le difficoltà proprio di vivere proprio in maniera libera, e anzi proprio di gustare il momento proprio celebrativo della confessione, lo possiamo ritrovare proprio in alcune espressioni che ha detto il Papa, c'è la mancanza di comprensione che nel sacramento c'è la possibilità di poter riaccendere, come dice il Papa, quella cenere che si nasconde, quella brace che si nasconde sotto la cenere, no? C'è una fiamma, c'è la bellezza, dice il Papa, di una vita originaria che si nasconde sotto le ceneri del peccato, che ogni volta la confessione permette proprio di ripulire, di riportare ad una nuova vita. E poi, ecco, insieme con voi voglio vedere anche e ascoltare questo nuovo video proprio sul Papa, sempre espressioni tratte dall'omelia dello scorso 8 marzo, in cui il Papa sottolinea proprio la forza del perdono che ci trasforma dentro. Comunque il sacramento ci trasforma dentro, e poi dopo lo commentiamo insieme. Il perdono di Dio ci trasforma dentro, ci restituisce una vita e una vista nuova. Non a caso il Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù proclama: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ci prepara gli occhi per vedere Dio. Si vede Dio solo se con il cuore viene, se il cuore viene purificato. Purificare il cuore per vedere Dio. Ma chi può fare questa purificazione? Il nostro impegno è necessario, ma non basta. Non basta, siamo deboli, non possiamo. Solo Dio conosce e guarisce il cuore. Mettete questo bene nella mente. Solo Dio è capace di conoscere e guarire il cuore. Solo Lui può liberarlo dal male. Il perdono ci prepara gli occhi per vedere Dio, Claudio. Ecco, per ricollegarci un po' al messaggio di Francesco. Solo Dio, e solo Dio può purificarci questo cuore per vederlo e per vederlo poi anche nei fratelli. Sì, io credo che Dio può fare questo perché è il primo che ha sperimentato l'essere uomo e che comunque è anche Dio,
È attraverso Gesù questo, no? È un elemento importante che non si può mettere da parte, perché proprio quello ci insegna come vivere da fratelli redenti. Gesù è venuto questo, per questo è venuto nel mondo, per questo è presente e ci vuole donare tutto quello che si può fare. Prima hai fatto proprio cenno, proprio hai letto le parole proprio stesse di Francesco, no? Quando Enrico, quando Claudio ha letto la lettera ad un ministro, diceva: e fai in modo che il frate, dopo aver visto i tuoi occhi, possa andare via, ecco, riconciliato. Una parola tua su questa immagine bella di Francesco. Sì, la premessa necessaria è che io non sono il mio peccato, il fratello non è il suo peccato, noi siamo molto di più del nostro peccato. Il peccato riguarda il fare, la bontà che ci abita riguarda l'essere, perché noi siamo fatti bene e in noi abita il bene e il desiderio del bene. E quindi in un certo senso quella misericordia che noi possiamo trasmettere agli altri attraverso lo sguardo è possibile se solo se noi questa misericordia l'abbiamo sperimentato nel profondo di noi stessi. Se noi abbiamo accolto il perdono di Dio attraverso gli occhi di Gesù, allora saremmo capaci di donarlo anche agli altri, proprio come Mosè che, ecco, dopo che aveva parlato con Dio, il suo volto era diventato luminoso. Quindi alla fine la questione di fondo, io ci tengo a dirlo, non è che l'altro si debba convertire, ma che io mi debba convertire. E Francesco infatti all'inizio della lettera al ministro dice: per quello che riguarda la tua anima. Il ministro gli aveva posto una questione pratica di essere trasferito in un eremo, lui gli dice: per quello che riguarda la tua anima. Il problema non è il fratello, penserà lui al suo cammino con la sua libertà, il problema è la tua scelta di cambiare, e tu puoi cambiare se scegli di riconciliarti con Dio, che sappiamo che è il tema della Quaresima, anche nel mercoledì delle ceneri. Lasciatevi riconciliare con Dio, dice Paolo. Grazie, e ci ritroviamo subito dopo lo spazio pubblicitario. Ecco, siamo giunti alle battute finali di questo nostro spazio, perché stiamo per dare la parola a Dario Reda, che puntualmente ogni giovedì ci fa entrare anche nel tempo, ecco, della domenica, e ascolteremo proprio grazie a Dario il Vangelo di domenica prossima. Siamo giunti alla quinta domenica di Quaresima, Enrico, e domenica prossima Gesù parlerà proprio della sua ora, l'ora della gloria. Lo vogliamo anticipare? Qual è l'ora della gloria di Gesù? Il Vangelo di Giovanni lo dice chiaro, è l'innalzamento sulla croce. Giovanni non parla di crocifissione, ma parla di questo innalzamento che fa riferimento alla sua morte, ma anche alla sua risurrezione, perché una cosa unica in Giovanni è un mistero unico. C'è la passione, la morte, la risurrezione, addirittura il dono dello Spirito. E questo già ci colloca, ci proietta, come dicevamo prima, verso la Pasqua. Il giorno della Pasqua. E allora la chiudiamo qui questa puntata, dando anche l'appuntamento ai nostri amici che ci seguono con il Tempo dell'Adorazione, che questa sera andrà proprio in onda da Margherita di Savoia. Saremo nella parrocchia dedicata a Padre Pio, a San Pio da Pietrelcina, e sarà presieduta proprio da Fra Claudio. Pregherete con noi, e vi ringraziamo anche per essere anche numerosi e per seguirci. A te Enrico, grazie per essere stato qui, e continueremo anche a gustare le tue parole nella celebrazione vespertina. Grazie. A tutti quanti voi un saluto, e la parola a Dario Reda. Momento di gloria. Qual è il tuo? Oggi Gesù ci racconta il suo, con il desiderio che diventi un po' anche nostro. Se ti va, seguimi che provo a spiegartelo. Iniziamo. Ciao ragazzi, nel brano di oggi Gesù ci racconta il suo momento di gloria, e devo fare una precisazione: non è quello che pensiamo noi. Quando noi pensiamo al nostro momento di gloria, tipo i protagonisti del film Momenti di Gloria, ti ricordi? Na 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 na, ecco, quello era vincere una gara sportiva di atletica leggera. Magari per noi oggi è vincere la lotteria, diventare più muscolosi e più belli, rifarsi qualche parte del corpo, andare
andare in TV, diventare ricchi e famosi, eccetera, eccetera, ok. Il brano di oggi non c'entra niente con questo, anche se la parola gloria è sempre quella, ma siamo noi che la usiamo in maniera sbagliata. Qual è il momento di gloria di Gesù? È bello perché dice: è venuta l'ora. Tutto il Vangelo di Giovanni, già dal capitolo 2, nelle nozze di Cana, e dice: non è ancora giunta la sua ora. E poi nel capitolo 7 ancora, durante la festa delle capanne, non era ancora giunta la sua ora. Qui, capitolo 12, è venuta l'ora. Ma quale ora? Quella della gloria. Ma cosa si intende con gloria allora? Proviamo a definirla così. Quel momento, quell'episodio che vale tutta una vita intera. Quel momento per cui darei la vita. Ok, il momento di gloria è quel momento in cui Dio ha la possibilità di manifestarsi attraverso di me nella sua pienezza. Andiamo per passi, però. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Qual è l'ambientazione? È festa di Pasqua e a Gerusalemme vanno anche dei simpatizzanti, non solo i religiosi, non solo gli ebrei ortodossi, ma anche dei simpatizzanti, come se io che tifo Inter vado a vedermi Lazio-Roma perché mi piace l'ambiente, mi piace il clima, mi piace la festa che si respira, ecco. Questi, i greci, si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, quel paese di confine non con mentalità chiusa, quindi accoglievano un po' tutti, anche i greci, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Vedere. Brutta questa traduzione italiana, ti dico la verità, perché il greco non dice vogliamo blepei Gesù, che sarebbe un vedere, come dire vedo un messale quotidiano, vedo con gli occhi. Il verbo è orao ed è un vedere con gli occhi dell'anima. È un vedere in profondità, in intimità, entrare in contatto con lui. Vogliamo conoscere nell'intimo Gesù. È questa la richiesta orao dei greci a Filippo. E già questo un pochino mi destabilizza. Io, cristiano o sedicente cristiano, voglio blepei Gesù, basta vederlo con gli occhi, bella immagine, bella statua, bel crocifisso, bello sfondo sul telefono, bella icona, o voglio entrare in contatto con la sua intimità? Più blepei o più orao? Vabbè, andiamo avanti. Filippo, che si trova un po' destabilizzato, perché come se chiedessi a te: voglio conoscere quella ragazza, e tu dici: aspetta, ma se tu la vuoi conoscere, prima devo conoscerla io bene, se devo presentartela, no? Ecco, e Filippo si sarà chiesto: ma aspetta, se loro vogliono conoscerlo, devo prima conoscerlo io, e io lo conosco. E allora, per farsi forza, va da Andrea, altro nome greco, e insieme andarono a dirlo a Gesù, ma gli avranno detto: Gesù, ci sono dei greci che vogliono conoscerti. E Gesù sembra non rispondere. In realtà è una risposta su un'ottava, anzi su due ottave più alte. È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. È venuta l'ora, prendendo la definizione di prima, che il padre si manifesti attraverso di me nella sua totalità. E perché è venuta l'ora in questo momento? Perché Gesù è andato oltre i confini di stato. Era lì per annunciare un messaggio a partire dal popolo di Israele. È arrivato il suo messaggio e il desiderio di conoscerlo anche al di fuori, anche dai greci. E quello è il momento di gloria. Che bello. Questi non capiscono. Vedo Filippo, Andrea, dico: vabbè, ma cosa diciamo? E allora spiega e dice: in verità io vi dico, amen, amen. È come se un prof dicesse: questa cosa te la chiedo in verifica. È come dire: dovete stare attenti a quello che sto per dire, perché non si è capito niente, diciamocelo. E allora Gesù spiega cosa vuol dire: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Ma in che senso? E fa questa immagine chiarissima anche a noi che forse siamo greci, che siamo distanti, simpatizzanti e basta. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Il mio momento di gloria deve essere simile a Gesù, quindi simile a un chicco di grano. Cioè, il chicco di grano potrebbe scegliere di diventare un chicco di grano più grosso, un chicco di grano muscoloso e bello, un chicco di grano che va in palestra dall'estetista e pensa a se stesso tutto il giorno: cosa diventerà? Un bel esteriormente chicco di grano. Ma se sceglie invece di mettere da parte tutti i suoi desideri, tutte le sue aspettative, tutto il suo ego, e sceglie di morire a se stesso, non diventerà bello lui, ma con la sua morte renderà belli gli altri. Te la provo a dire così: se io perdo, perché all'apparenza Cristo sulla croce perde, di questo stiamo parlando, perché all'apparenza un chicco di grano che muore è perdente. Se perdo, ma perdo per amore, vinco. Se perdo per amore, vinco. È
come quel bruco che per diventare una farfalla bellissima deve morire a se stesso e ai suoi desideri e al suo egoismo. Quel bruco forse vorrà diventare un bel bruco, un bruco muscoloso, un super bruco, ma se invece mette da parte la sua volontà e permette che Dio si manifesti nella sua volontà attraverso il bruco, attraverso di me, e muore, diventerà una farfalla bellissima che colorerà di meraviglia il mondo e le persone che guarderanno a lei. Il chicco di grano, se muore, non sarà più un bel chicco di grano, ma tutto ciò a cui darà vita sarà bello grazie alla sua morte. Mi viene in mente Don Tonino Bello che in un discorso meraviglioso, La vita giocatevela bene, diceva così: perderete il sonno, perderete forse la salute, perderete eccetera eccetera, ma la vita, Cristo, travalica tutto questo. La logica del chicco di grano: perdere per amore vuol dire vincere. Gesù Cristo aveva la possibilità di diventare primo ministro, presidente della Repubblica, contestualizzandolo ai giorni nostri, ma muore in croce. Fuori di testa, fuori di testa. Beh sì, proprio fuori di testa, perché se fosse dentro la testa sceglierebbe di seguire il suo ego. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Altra parola bellissima. Cosa vuol dire onore? L'ebraico kavod. E visto che siamo in ambito agrario, chicco di grano, vorrei farti questo esempio. Hai presente il chicco di grano in un campo? Quando arriva un vento forte, ciò che deve rimanere rimane, e ciò che il vento invece riesce a spazzar via viene spazzato via. Ecco, onore in ebraico kavod vuol dire peso, pesante, ma non pesante come dire che due palle, scusate il termine, ma pesante nel senso che niente di superficiale lo può spazzare via, ciò che il vento non può togliere. Ecco cosa vuol dire il Padre mio lo onorerà. Tu con la tua morte rimarrai per sempre, sarai onorato da Dio, nel senso che tu non verrai spazzato via dalle cose frivole. Lo so cosa stai pensando. Beh, facile per te, sei Gesù. Io sono Dario, io sono un povero uomo, una povera donna che vorrebbe assecondare i propri desideri egoistici, cioè, o meglio, mi piacerebbe ma faccio fatica. Aspetta, anche Gesù era turbato, senti qui: adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Talassai in greco, che si usa anche oggi nel greco moderno per dire quel mare agitato. Ecco, era un po' agitato Gesù, è un po' preso dal panico come i miei alunni prima di un'interrogazione. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, lo faccio o non lo faccio, mi butto, non mi butto, cosa faccio, mi trattengo, ego, mi dono, io, gli altri. Belli questi pensieri tra sé e sé di Gesù, perché sono i miei, è uomo come me, ed è bellissimo questo, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Tutte le mie aspettative, i miei desideri egoistici, le mie paure vengono accantonate, perché tutto quello che sta accadendo e il motivo per cui io sono qui è perché Dio si manifesti attraverso di me. Padre, glorifica il tuo nome. Sono qui come strumento attraverso il quale tu, o Dio, possa manifestarti verso gli altri. Signore, usa la mia vita per manifestarti attraverso di me agli altri, anche se questo mi porta a morire a me stesso. Fatica, ma anche Gesù è turbato ed è bellissima questa empatia che provo verso di lui. E poi continua: e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire, e finisce così il brano, ho saltato dei versetti, non è così importante. Ed io quando sarò innalzato da terra, sarò innalzato, è bello questo passivo, non è lui che si innalza, che si fa bello. È la gloria di Dio che lo innalza. Signore, donami di morire. Lo ripeto, Signore, donami di morire. Io, Dario, desidero morire. Morire a me stesso. Signore, desidero morire al mio ego. Desidero che attraverso di me tu ti possa manifestare agli altri. Signore, manifesta la tua gloria attraverso la mia vita. Sono qui per questo. Attraverso la mia quotidianità, il mio stare a scuola con i miei alunni, attraverso le persone che incontro, attraverso le mie relazioni. Manifestati attraverso di me. Donami di morire a me stesso. È questo che desidero. Buona Quaresima, buon cammino verso la Pasqua, buon cammino verso il Signore che sarà innalzato da terra e che attirerà tutti a sé. Come fa a non attirare a sé un amore così grande? Manifestati, Signore, attraverso di me. Buona Quaresima, buon cammino verso questa Pasqua e buona domenica.